Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con l'emergenza acqua. Criticità nella giornata di domani a causa dell'interruzione idrica che interesserà i comuni di Montesilvano, Città Sant'Angelo e Silvi. Per evitare ulteriori disagi, i sindaci hanno deciso di sospendere anche l'attività didattica. Stefano Recanati. Per consentire la riparazione urgente dell'adduttrice principale dell'acquedotto Vomano-Giardino, domani 22 marzo, rubinetti a secco nei comuni di Montesilvano, Città Sant'Angelo e Silvi. Nello specifico, verranno effettuati due interventi sulla condotta adduttrice Giardino DN500 che collega Chieti con Montesilvano. L'interruzione sarà dalle ore 8 del mattino alle 18, anche se la perfetta normalizzazione su tutta la rete avverrà in tarda serata. La sospensione idrica riguarderà 27.000 abitanti, in particolare quelli residenti lungo la fascia costiera. Il primo intervento, come riferito da ACA, quello di riparazione che riguarderà via Caravaggio a Pescara, mentre il secondo intervento, situato in via Verrotti a Montesilvano, è di sostituzione valvola. Entrambi gli interventi sono necessari per migliorare l'adduzione idrica dell'acquedotto Giardino nella zona litoranea nord. Per poter effettuare entrambi gli interventi, chiude il gestore idrico, si rende necessario chiudere la condotta adduttrice in prossimità del partitore di Montesilvano. Sarà assicurata comunque l'erogazione fino a capacità serbatoi. A Silvi l'interruzione non riguarderà la parte alta del paese. Il sindaco Andrea Scordella in mattinata ha emanato l'ordinanza di sospensione delle attività didattiche per l'Istituto Comprensivo Pascoli e l'Istituto Zoli. Stessa decisione presa dal primo cittadino di Città Sant'Angelo, Matteo Perazzetti. Qui la decisione riguarderà tutti gli istituti scolastici, con esclusione delle scuole ubicate all'interno del centro urbano. In mattinata l'ordinanza è stata firmata anche dal sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis. Con l'ACA ci siamo sentiti più volte per ragionare in questi casi l'intervento anche di autobotti, ma al di là di questo poi ci sono le scuole che ci hanno in modo particolare interessato e abbiamo da poco emanato un'ordinanza per la chiusura di tutte le scuole sul territorio, proprio affinché, ecco, i bambini, ma anche tutti gli insegnanti e i dirigenti scolastici non possano in qualche modo vivere dei disagi importanti legati a questa emergenza. Speriamo che insomma, questo intervento possa essere portato avanti nel minor tempo possibile e noi monitoreremo il territorio e dove ci fossero delle necessità particolari con l'ACA abbiamo già individuato delle forme di assistenza. Parliamo adesso dell'industria del cinema. Quando c'è volontà, la regione ha mostrato di andare dritta per la sua strada. Vorremmo fosse così anche per la Film Commission. Parte D'Avezzano con queste parole del presidente regionale di CNA Turismo Abruzzo, Vincenzo Vitale. Un appello alla politica e alle istituzioni affinché l'Abruzzo si trasformi da regione Cenerentola a protagonista in questo comparto. L'appello lanciato da CNA Cinema e Audiovisivo Abruzzo, sigle che hanno deciso di dare voce a una proposta che da alcuni giorni gira su social e organi di informazione, ha già conquistato l'adesione di oltre 1.000 persone, figure di ogni parte d'Abruzzo, ma anche nazionali, espressione del mondo dello spettacolo, della cultura, delle istituzioni e dell'università, tutte convinte che la filiera di cinema e audiovisivo possa portare rilevanti benefici a tutta l'economia regionale. E a proposito di politica regionale, protocollo d'intesa tra Regione Abruzzo e Ministero della Salute per l'arrivo di oltre 300 milioni di euro che serviranno per realizzare nuovi ospedali ad Avezzano, Lanciano e Vasto e per la realizzazione della centrale del 118 all'Aquila. Il presidente Marsilio parla di risultato storico e annuncia importanti novità anche in riferimento al nuovo ospedale di Teramo. Vediamo. In arrivo in Abruzzo 300 milioni di euro di fondi statali che saranno utilizzati per la realizzazione dei nuovi ospedali di Avezzano, Lanciano e Vasto. È quanto stabilito nel protocollo d'intesa siglato a Roma tra il Ministero della Salute e la Regione Abruzzo. Complessivamente, in realtà, per la realizzazione delle opere serviranno 388 milioni di euro e le risorse mancanti saranno messe sul piatto dalla Regione, che investirà 84 milioni, e dalle ASL che contribuiranno con 4 milioni.
soldi che consentiranno di costruire strutture ospedaliere con 245 posti letto ad Avezzano, con 286 posti letto a Lanciano e con 225 posti letto a Vasto. Il presidente della regione, Marco Marsilio, ha parlato di risultato storico per l'Abruzzo, evidenziando che negli ultimi 25 anni nessun governo regionale era riuscito a portare fino in fondo la procedura per la realizzazione di nuovi ospedali che i cittadini attendevano da tempo. Tutte le ASL coinvolte nella costruzione dei tre nosocomi hanno già predisposto e inviato alla Regione e al Ministero i piani di fattibilità tecnico-economica e entro l'estate saranno predisposti i progetti definitivi che saranno seguiti dalle gare d'appalto. Nel protocollo d'intesa rientra anche la realizzazione della centrale del 118 dell'ospedale Aquilano, che sarà dotata di eliporto e hangar. Su questo fronte i lavori sono già in fase di aggiudicazione e saranno assegnati dall'ARIC il prossimo 7 marzo. Nel frattempo arrivano importanti novità anche in riferimento alla costruzione del nuovo ospedale di Teramo. Il presidente Marco Marsilio ha infatti annunciato che, in virtù del risanamento dei conti regionali certificato dalla magistratura contabile, la Regione Abruzzo potrà coprire, tramite l'accensione di un mutuo, la quota di finanziamento mancante per la realizzazione della struttura, andando quindi ad integrare direttamente i 120 milioni di euro già disponibili. Andiamo a Teramo. Dopo una lunga e infruttuosa attesa, l'assessore regionale della Lega, Pietro Quaresimale, ritira la sua candidatura a sindaco della città di Teramo. Il centrodestra dovrebbe confluire compatto su Carlo Antonetti, una compattezza che però rischia di essere solo di facciata. Tania Bonnici Castelli. Lunga, snervante e dall'esito prevedibile. È stata questa l'attesa che Pietro Quaresimale, candidato sindaco in pectore della Lega per Teramo, ha vissuto in questi ultimi due mesi. Sarebbe dovuto essere ufficializzato molto tempo fa, lui, autorevole assessore regionale, eletto con quasi 10.000 preferenze, e invece un tira e molla politico lo ha bruciato senza un apparente motivo. La giustificazione piuttosto debole è che la scelta su Teramo spettasse a Forza Italia, e Forza Italia confermò come candidato unico per il centrodestra l'avvocato Carlo Antonetti. Fa dunque tenerezza la nota che Quaresimale invia per spiegare la situazione. La Lega, scrive l'assessore, nelle persone del segretario regionale del partito Luigi D'Eramo e del segretario provinciale Ivan Costantini, mi ha chiesto di rimanere alla guida dell'assessorato in regione per terminare il lungo e proficuo lavoro iniziato 2 anni e mezzo fa. I risultati ottenuti sotto la mia guida sono evidenti, ma c'è ancora molto da fare e per questo ritiro la mia disponibilità per l'imminente tornata elettorale a guida dare la coalizione di centrodestra alle elezioni amministrative della città di Teramo. Ora cosa succede? La Lega si dice disponibile a sostenere Carlo Antonetti, a patto che nella coalizione non ci sia Azione, il partito di Calenda, che è stato tra i primi sostenitori dell'ex presidente del Teramo Basket. Uno scoglio che potrebbe essere superato, probabilmente solo di facciata, con una lista civica che abbia come riferimento l'onorevole Giulio Sottanelli, senza il simbolo di Azione. Ma non mancano le spaccature anche dentro Fratelli d'Italia e Forza Italia. Formare le liste adesso sarà davvero un problema. Con la bocciatura di Quaresimale, molti infatti hanno ritirato la propria disponibilità a candidarsi. In questo momento l'unico gruppo che sembra essere compatto e motivato è quello di Futuro In, che fa riferimento all'ex assessore regionale Paolo Gatti. Ad oggi quindi i candidati sindaci che si contenderanno la poltrona di primo cittadino di Teramo sono 3: Gian Guido D'Alberto, Carlo Antonetti e Maria Cristina Marroni. 3 candidature civiche. Adesso a Chieti i tempi per evitare il fallimento di Teatte Servizi si fanno sempre più stringenti, il Consiglio Comunale di ieri è saltato, ora una nuova delibera sul piede di guerra le opposizioni, il servizio.
Come da previsione è andato deserto il Consiglio Comunale in programma per ieri pomeriggio a Chieti. Il primo punto all'ordine del giorno riguardava la delicata vicenda legata al risanamento del bilancio di Teate Servizi, la partecipata del Comune, la quale svolge per lo stesso attività di gestione delle entrate tributarie ed extratributarie. Ieri pomeriggio il sindaco Ferrara ha ritirato la delibera di giunta di presa d'atto sulle linee guida del piano di risanamento della società proposto dal liquidatore Luca Di Iorio. Il documento dovrà essere riformulato alla luce dei rilievi mossi dalla Corte dei Conti, che ha evidenziato irregolarità e inadempienze sul percorso di razionalizzazione. Su alcuni organi di stampa è uscita una dichiarazione della maggioranza nella quale si fa riferimento ad una richiesta che sarebbe stata negata da alcuni gruppi consigliari di annullare il Consiglio Comunale. Non si rendono conto che un Consiglio Comunale normativamente non può essere annullato, anzi, utilizzando un termine che ci è stato proposto dal Presidente del Consiglio, non può essere sconvocato, è un atto formale, come asserito anche in sede di capigruppo dal Segretario Generale, gli atti vanno ritirati formalmente in Consiglio Comunale. Adesso la nuova delibera, corredata dal parere dei revisori, dovrà tornare in Commissione Bilancio, poi nella conferenza dei capigruppo, prima di approdare in Consiglio Comunale. A proposito di Consiglio Comunale, le forze di opposizione hanno poi annunciato di voler devolvere il gettone della seduta al Fondo di Solidarietà del Comune. Il gettone di presenza pari a 60 euro nette sarà devoluto al Fondo di Sostenibilità del Comune di Chieti e nulla c'entra con la valenza politica del ritiro dell'atto in Consiglio Comunale. E invece di pensare ai gettoni di presenza, io penso che la maggioranza dovrebbe interrogarsi su quello che è il contenuto della delibera della Corte dei Conti. Ora la preoccupazione riguarda però i lavoratori della Teate Servizi. La loro posizione naturalmente è in bilico, non c'è una posizione certa da parte dell'amministrazione Ferrara, dipendenti i quali ad oggi non è stata neanche corrisposta la 13ª mensilità, per cui siamo molto ma molto preoccupati e aspettiamo atti concreti da visionare da parte dell'amministrazione. Incontro particolarmente intenso, quello di questa mattina al liceo d'Ascanio di Montesilvano, dove gli studenti hanno incontrato l'avvocato Marco Alessandrini, figlio del giudice Emilio Alessandrini, vittima del terrorismo di quegli anni, per una giornata nel segno della legalità. Stefano Recanati. Muore giovane chi è caro agli dèi. Così Marco Alessandrini, già sindaco di Pescara, ha voluto ricordare il papà Emilio davanti ai ragazzi del liceo scientifico d'Ascanio di Montesilvano. L'omicidio di Emilio Alessandrini è stato un atto terroristico avvenuto a Milano il 29 gennaio del 1979 ad opera di militanti dell'organizzazione comunista Prima Linea. In particolare, Alessandrini aveva seguito il processo sulla strage di Piazza Fontana nel dicembre del 1969 e al momento dell'omicidio stava lavorando per creare un pool antiterrorismo che raccogliesse magistrati da diverse procure per coordinare meglio il lavoro. Io partecipo sempre volentieri a iniziative legate al mondo della scuola perché sento, insomma, questo come un mio dovere. Racconto la mia storia per cercare di essere più universale. Ricordare come i valori della convivenza civile certamente non passano mai attraverso la violenza e credo che conoscere il passato sia indispensabile per le sfide del futuro. Ecco, a proposito di futuro, come ha visto anche quello che sta succedendo in questi momenti, anche con la cattura di Messina Denaro? Ma io penso che la cattura di un latitante, del più famoso latitante italiano, certamente non sia frutto del caso ma di un lungo lavoro di intelligence. È ovvio che una questione così di rilievo ti fa domandare di quali coperture possa aver goduto il capo dei capi che ha continuato a vivere come tanti altri latitanti celebri nel suo paese o comunque nei suoi luoghi, protetto, diciamo, da una comunità. E bisognerà vedere poi se ci fossero anche altre protezioni. Questi ragazzi cosa devono portarsi dentro da qui in futuro? Ma io spero un po' di sana curiosità e l'idea che, insomma, la scuola è importante perché ti forma per essere un cittadino del domani, per essere classe dirigente del domani, magari troviamo anche qui qualche candidato prossimamente e sarebbe una cosa positiva. E a proposito di legalità, si intitola Sub Tutela Dei, la mostra dedicata al giudice Rosario Livatino che il CSV Abruzzo, allestito al Museo
Barbella di Chieti e che racconta la vita del magistrato ucciso dalla mafia. Il servizio. Aperta oggi al Museo Barbella a Chieti la prima delle quattro esposizioni della mostra Sub Tutela Dei, Rosario Livatino, l'uomo, il giudice, l'esempio, che il CSV Abruzzo ETS allestisce fino al 14 maggio anche a Pescara, Avezzano e Teramo. La mostra prevede un percorso diviso in quattro sezioni con testi, immagini, video e un audio che rievoca l'agguato al giudice che introduce al percorso. Una parte importante dedicata al testimone Piero Nava, direttore commerciale lombardo che il 21 settembre del 90 si trovava in Sicilia e assistette dallo specchietto retrovisore della sua auto all'attentato che portò all'esecuzione del magistrato Livatino da parte della mafia. Nel capoluogo teatino l'esposizione resterà fino al 31 marzo e ha un titolo, appunto, Sub Tutela Dei, che rappresenta l'invocazione del cattolico Livatino alla protezione divina nel perseguimento della propria attività di contrasto alla mafia. Beh, i messaggi sono più di uno. Il primo è che questo uomo vive una semplicità straordinaria pur nella difficoltà di un ruolo così importante come quello di magistrato e la vive fino in fondo insieme all'ideale che lo anima e questo lo porta a essere un uomo vero, cioè secondo alcune definizioni di grandi maestri un santo, perché il santo altro non è che l'uomo vero, un santo che però vive la giustizia, la legalità e la correttezza in una maniera incredibile, con una semplicità incredibile e questo in un giorno come oggi, che è un giorno che ricorda a tutte le vittime della mafia, mi sembra il miglior modo per iniziare questo percorso abruzzese della mostra. Un titolo molto particolare. Beh, questo è stato un punto interrogativo molto forte per tutti coloro che trovavano su ogni pagina del suo diario queste tre sigle, STD, Sub Tutela Dei, perché Livatino era cristiano, cattolico, e metteva tutto sotto la protezione di Dio, così come si faceva nel Medioevo. E questa scoperta dice anche della sua correttezza. Lui non pensava di essere il giudice supremo, pensava di essere un giudice e si raccomandava a colui che dal suo punto di vista era il giudice supremo di poter fare le cose in maniera più giusta possibile. È stato beneficato proprio per questo, ma è stato beneficato non perché abbia fatto dei miracoli, ma perché è morto come martire, martire della giustizia e della verità. Voltiamo pagina, anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha sfilato due giorni fa a Città Sant'Angelo in occasione del defilé di primavera 2023. Vediamo. Un'esperienza particolare, il presidente della regione nei panni di James Bond con i capi Brioni. Che mattinata è stata per Marco Marsilio? Ho indegnamente vestito questi capi di alta sartoria, è stata una mattinata molto divertente e unica, per me è stata anche l'occasione di dare così una piccolissima mano a far conoscere le eccellenze dell'Abruzzo, nella moda, nell'alta sartoria, l'Abruzzo si può dire veste il mondo e non è solo Brioni, Brioni è stato il capofila che è di una scuola importante che oggi vede tanti marchi e tante case produrre in diversi luoghi dell'Abruzzo e diffondere per il mondo questi capi appunto di alta sartoria, di tessuti eccezionali, quindi è un settore che dobbiamo sostenere, che vogliamo continuare a sostenere, che deve essere ulteriormente rilanciato perché c'è tanta potenzialità. Oggi poi lei ha avuto modo di premiare anche Morena Gentile, una attrice pescarese, ha annunciato una cosa importante per la nostra regione. Sì, finalmente martedì il Consiglio regionale ha all'ordine del giorno l'approvazione della legge che contiene anche la costituzione della Fondazione Film Commission. Finalmente l'Abruzzo si dota di questo strumento, coinvolgeremo e cercheremo di coinvolgere, spero in una grande risposta sia di enti pubblici che privati, dalle Camere di Commercio ai Comuni Capoluogo. Comunque sia, presidente Marsilio, nei panni di James Bond, ci dica la verità, si è divertito? Ah, io mi sono divertito, ditemi voi la verità, quanto ho sfigurato. È stato bravissimo. Va bene, meglio così, ce la siamo cavata. Grazie. Adesso lo sport, calcio, dopo la vittoria sulla Turris, il Pescara inizia a preparare la trasferta sul campo del Catanzaro, appena promosso in Serie B. Una gara particolarmente difficile che mantiene complicato il percorso che separa i biancazzurri dal terzo posto. Per la partita del Ceravolo è stata designata Maria Marotta della sezione di Sapri. Andrea Costantini.
Contro la Turris si è visto il Pescara migliore dello Zemanter, buone trame di gioco offensive, squadra spesse volte al tiro. A fronte delle imprecisioni del primo tempo, nella ripresa gli attaccanti si sono dimostrati più efficaci e non a caso sono arrivati i gol di Merola e Colai, già pericolosi nella prima parte di gara. In rete anche Bergani, subentrato all'Escano, anche l'argentino ha avuto delle opportunità. Una pecca, il finale di gara. Zeman avrebbe voluto una squadra sempre protesa al gol e invece non sono mancate distrazioni in fase difensiva, col gol subito e l'occasione di Longo subito dopo. È però un Pescara assolutamente promosso, con la novità Craia Mezzala e la panchina di Mora, con un Raffià straripante, con un Crescenzi versione sprint a destra. Il problema ora è mantenere, se non elevare, questi standard in vista del rush finale e dei playoff. Per la volata per il terzo posto il Pescara se la gioca, ma potrebbe non essere la squadra favorita. Domenica se ne saprà di più. I biancazzurri renderanno visita a un Catanzaro già promosso e al culmine di una settimana che presenterà molte distrazioni per la corazzata di Vincenzo Vivarini, che tuttavia, c'è da esserne certi, vorrà fare bella figura davanti al proprio pubblico e in uno stadio, il Ceravolo, dove quest'anno ha sempre vinto macinando gol su gol. Quando il Delfino sarà in campo conoscerà già il risultato delle altre che avranno giocato di sabato. Il Picerno ha fatto saltare il banco col blitz di Avellino e lì a due punti e fiuta il sorpasso nel match interno con la Gelbison. Il Foggia ospita il Monterosi. Una mancata vittoria al Ceravolo, risultato all'apparenza semi-proibitivo, potrebbe complicare l'obiettivo, ricordando che all'ultima giornata il Pescara avrà proprio la trasferta sul campo della Rivelazione Picerno, già vittorioso all'Adriatico nel match di andata. E ricordando che la presenza di tutte quelle squadre a ridosso del Delfino possono essere il preludio di qualsiasi scenario. Da un Pescara terzo e dunque in campo direttamente al terzo turno di playoff da testa di serie, a un Pescara quinto e dunque in campo già al primo turno, come è successo un anno fa. Il che, come si è già visto, fa una bella differenza. È tempo di festeggiamenti in casa Teramo dopo la matematica vittoria del campionato di promozione. Per due senatori, come i difensori Pepe e Speranza, questo è solo il primo passo per riportare i biancorossi in categorie più consoni alla storia calcistica della città. Ania Cantagalli. Per come eravamo partiti, questo è, diciamo, un grandissimo traguardo. Noi siamo ripartiti a zero, quindi anche se è un campionato magari di promozione, vincere non è facile, quindi siamo contentissimi per questo. È un traguardo che oggi tagliate ufficialmente, però il campionato nel girone di ritorno, insomma, è girato decisamente a vostro favore. Sì, siamo stati bravi, diciamo, abbiamo sbagliato poco. Questa forse è l'unica partita, quella con Fontanelle all'andata, e forse da lì c'è stata la svolta per, diciamo, questa squadra. Da lì non abbiamo sbagliato più. Oggi, nonostante magari ci bastava un pareggio, sappiamo, siamo venuti qui a Pescara a cercare di fare la partita e portare a casa i tre punti, e ci siamo riusciti. Adesso mancano tre giornate, perché noi abbiamo la sosta, mancano tre giornate alla fine, cercheremo comunque di onorare sempre il campionato. Hai atteso tanto per vestire la maglia del Teramo, hai festeggiato, che sensazione dà festeggiare con questa maglia? Allora, io non ci speravo più, diciamo, di vestire la maglia del Teramo, quindi per fortuna è successo, poi vincerci pure il campionato è una cosa bellissima. Guidare il Teramo anche in eccellenza è quello che ti aspetti? Spero di sì, spero di continuare con questa maglia e cercare di finire la carriera qui a Teramo. Ivan, alle feste del Teramo ormai sei abituato, questa è un po' diversa magari da altre, però insomma è sempre un traguardo importante. No, bellissimo, dicevo prima, adesso sembra tutto scontato, tutto che abbiamo fatto un percorso facile, invece no, perché soprattutto all'inizio, dove c'eravate anche voi, avete visto, in un progetto nuovo dove eravamo veramente in pochissimi, quindi dove non c'avevamo nemmeno i palloni veramente, quindi abbiamo fatto un grande percorso, una grande cosa, come dicevi tu, sono tutti diversi campionati, ma la cosa più bella è vedere di nuovo l'entusiasmo dei tifosi, che quest'anno secondo me è ritornato nonostante questa categoria, è la cosa più bella, quindi regalare le emozioni a loro è la cosa più importante, dove loro ci hanno sempre appoggiato e seguito, quindi spero che ne avranno ancora altre, perché comunque il Teramo non merita queste categorie. Il volley, giornata positiva in A3, sia Cortona e Abba Pineto vincono in 3 set ed entrambe accorciano le distanze dal primo posto. In B invece giornata no per Montorio ed Altino. Sergio Zappalorto.
Gran turno per le abruzzesi di A3. Non solo vincono con sofferenza minima o nulla 3-0, ma accolgono con gioia i KO delle prime due della classe, sconfitte che riducono sensibilmente il distacco dalla cima a due turni dalla conclusione della stagione regolare. La Sieco, che dalla prossima potrà schierare l'acquisto della nazionale portoghese Bruno Cunha, liquida in meno di un'ora e mezza, pilotata dal solito stellare Marshall, un rinunciatario Sabaudia. Il tutto mentre Catania incappa in uno scivolone interno che porta i siculi a soli due punti di vantaggio in attesa del big match Ortona nell'ultima giornata. Se i ragazzi di Lanci dovessero vincere le due prossime, domenica si andrà a Bari, squadra tostissima peraltro, ottenendo il massimo dei punti, aritmeticamente passerebbero allo spareggio per la A2. Vince con qualche fatica, si fa per dire, l'ABBA contro l'Ostico San Giustino, in evidenza ancora una volta Milan, affiancato da un brillante Merlo, assente Baldari, e dalla solita vena offensiva di Link. Intanto il Fano perde a Macerata e al momento c'è un solo punto che divide le squadre. In caso di colpo gobbo del Belluno in terra marchigiana, il Pineto avrebbe con sei potenziali punti la possibilità di salire in vetta solitaria. È una speranza. In B il Montorio cede lottando strenuamente contro la nuova capolista Turi, mentre in B1 femminile inatteso capitombolo di un irriconoscibile Altino Atrevi, clamoroso e simbolico il primo set perso 25-22 dopo un parziale di 20-15 per le rossoblù. In B2 infine ottime imprese delle nostre, oltre il 3-1 sul Trani di un Teramo che prosegue nel suo buon momento, fa notizia ritrovato dopo lungo digiuno successo del Gata Pescara Project nelle immagini sul temibile Forte Bisceglie, una vittoria merito di un collettivo rigenerato che può, grazie agli scontri diretti tutti in casa sua, appigliarsi concretamente alla soglia della salvezza. Questa era la nostra ultima notizia, il prossimo appuntamento con l'informazione di TV6 è alle 19, alle 21 invece c'è Pallavolée, il nostro consueto approfondimento sulla pallavolo abruzzese, conduce in studio Sergio Zappalorto. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.